Il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta di oggi 29 agosto, ha dato il suo ok alla prosecuzione del progetto di legge Regione 210, di iniziativa della Giunta regionale relativo alle variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arsiero e Laghi in provincia di Vicenza. 36 voti favorevoli, 7 contrari. Il provvedimento è stato illustrato in aula dalla relatrice, la consigliera regionale Silvia Cestaro, con correlatrice la vicepresidente della prima commissione consigliare Chiara Luisetto. Il Consiglio ha ritenuto, in analogia a casi precedenti, che non vi sia la necessità di far precedere la prosecuzione dell'iter legislativo da un referendum, data l'assenza di una popolazione interessata alla modifica territoriale. Come ricordato da Cestaro, la variazione territoriale consentirebbe l'aggregazione al comune di Laghi dell'area di Due Laghetti. È previsto che il comune di Arsiero ceda a Laghi quello che viene chiamato Lago Grande e le aree limitrofe, ricomprendendo così sotto il solo comune i laghi, entrambi i laghetti, principale attrazione turistica del territorio, e che il comune di Laghi trasferisca a quello di Arsiero le aree boschive denominate Campo Luzzo, cosa che consentirebbe a d'Arsiero di confinare con il Trentino e quindi accedere ai fondi per i territori di confine con le province autonome di Trento e Bolzano. Lisetto, nell'annunciare il voto contrario dell'opposizione, ha sottolineato che il tema dello spopolamento e sviluppo di aree di montagna non si risolve con lo scambio di territori, ma con una politica lungimirante.